Dopo l'intervista, Gus ha pensato di festeggiare questo traguardo allo storico locale Stonewall Inn. Vuole festeggiare quello che le persone prima di me hanno fatto per la comunità gay e le lotte che hanno portato avanti per ottenere i diritti di cui godiamo oggi, che mi hanno permesso di poter andare a Good Morning America e dire che sono gay. Sarà un momento emozionante per te, sono contento. Grazie. Trovo importante che i giovani, le nuove generazioni di gay, conoscano la nostra storia. Sì. Devono sapere che cosa è accaduto in questo locale. Non era neanche troppo tempo fa. Sì, non era troppo tempo fa, parliamo del 69. All'epoca era illegale essere gay, dire apertamente chi si amava. E tutte quante le donne lesbiche, i transgender e i gay venivano qui, si raccoglievano, ma veniva anche la polizia a fare incursioni. E il 28 giugno 1969, quando è arrivata la polizia, per la prima volta i gay hanno combattuto. Le donne nere trans e le drag queen hanno combattuto in prima linea, lanciando mattoni contro la polizia per difendere le proprie vite e i propri diritti. Sì, la gente ha sentito che stava succedendo qualcosa ed è scesa in strada e in un batter d'occhio si è scatenata una protesta. La polizia si è barricata dentro il locale per ben 3 giorni. Quelle persone nel 1969 hanno reagito per il tuo diritto di dire a tuo padre e al mondo che sei gay.